Quindi queste due società, che hanno un respiro più europeo, più mondiale, danno una, si mettono contro questo mantenimento, secondo me, dello status quo. Certo. Ottengono il 34%, come hai detto giustamente te, non da buttare via. Però c'è anche il rischio che questo meccanismo fagociti un po' Roma-Juventus, e quindi che si trovino a predicare in mezzo al deserto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma dunque, oggi poco prima, diciamo, del primo voto, Italo Zanzi, che è un altro dirigente della Roma, no? Sempre ha il nome italiano, però viene anche lui dagli Stati Uniti, è un italiano trapiantato negli Stati Uniti, ma ormai di italiano non ha quasi più niente, perché non parla proprio italiano lui. Però ha detto qualche parola in cui dice praticamente: al momento il calcio italiano è questo, però solo ad oggi noi non ci fermeremo in questa battaglia. Io tra l'altro voglio ricordare che Roma e Juventus dall'inizio, è vero, si sono schierate per un cambiamento nel calcio, arrivando poi persino a firmare, a far firmare ad altre nuove società un documento, diciamo, contro entrambe le candidature, sia quella di Tavecchio sia quella di Albertini. Però poi, andando proprio al sodo, è stata la Roma che fin dall'inizio non ha approvato il programma di Tavecchio, in quanto anche la stessa Juventus, pur non firmandolo nella persona di Agnelli, pur non firmandolo, si è detta d'accordo. E questo poi l'ha ricordato anche Preziosi oggi. Certo. C'è stato un piccolo, sì, battibecco tra dirigenza romanista e Preziosi. Preziosi ha ricordato: guardate che cioè, lo stesso Agnelli non aveva voluto firmare questo programma, però si è detto d'accordo. L'unica contraria era la Roma, diciamo. E su questa scelta, diciamo, io non posso che essere d'accordo. Detto questo, il rischio di essere fagocitati c'è, però d'altra parte c'è anche un 34%, c'è una base importante. E non dico che, ecco, bisogna fare opposizione, bisogna fare le giuste proposte, bisogna fare, diciamo, quello che il nostro calcio necessita. Laddove c'è bisogno di un voto favorevole, si dà, perché no? Certo, sono d'accordo con te. Senti, per chiudere questa prima tornata su quanto riguarda questa elezione, secondo te le bucce di banana in cui è caduto Carlo Tavecchio in queste settimane? È tutta la banana, non è solo la buccia. Esattamente. Secondo te sono frutto di un sistema anche culturale in questo paese, che nel mondo del calcio in particolare è rimasto veramente, veramente arretrato? Oppure, come dicono i suoi sostenitori, da Lotito a Preziosi al presidente a Zamparini, eccetera, in cui dicono: no, vabbè, ma diceva una cosa giusta, si è espresso male, perché insomma è una persona genuina. Ma io ricordo gli episodi in cui giustamente si condannavano, diciamo, chi faceva bu razzisti nei confronti di Zorone, nei confronti di Balotelli. Chi tira bucce di banana è condannato in tutto il mondo, no? All'interno dei campi da gioco. Dani Alves mangiò quella banana, certo, un po'. Voglio dire, secondo me è inadeguato, e ce l'ha detto anche la FIFA stessa. Adesso non è che noi dobbiamo dipendere dalle parole della FIFA, perché comunque dobbiamo autodeterminarci anche come federazione. Penso che abbiamo anche le teste qui in Italia per capire cosa è giusto e sbagliato. Certo è che, secondo me, anche per questi episodi, quello della banana, quello dell'handicap femminile, che io sinceramente ancora non ho capito come episodio, cioè cosa vuol dire la donna era considerata handicappata? Secondo, certo, me, secondo me Tavecchio, in quanto persona, è del tutto inadeguata a questo ruolo. Penso sinceramente che come federazione ci meritiamo di meglio, anche perché non veniamo da stagioni particolarmente felici per il nostro calcio. Sono d'accordo con te. Allora, senti, visto che tanto poi questo è un argomento che svisceremo anche dopo le 7, perché avremo anche un paio di collegamenti telefonici interessanti, uno che possiamo annunciare sia con Marco Palumbo che con Massimiliano Cannalire. E io direi di andare in una pausa musicale, poi dopo rientriamo, continuiamo un attimo a parlare sempre di queste elezioni, magari andando a vedere un po' di notizie che ci arrivano dal web, da
dai siti dei giornali, dai vari siti web, e poi cominciamo a parlare un po' di calcio mercato, se sei d'accordo. Certamente. Anche perché la tua presenza insomma mi fa sì che parliamo un po' dell'attualità della Roma e del fatto che non si capisce se Mourinho abbia offerto questi 38 milioni di euro per Benatia e che cosa risponderà Sabatini, che ti comunico sta andando in Austria. Io non lo so pronunciare quel posto lì, Bad qualcosa, esattamente. Non era meglio Ruscone o Pinzolo? Sì, ma perché sono più pronunciabili, quantomeno noi in radio ci mette in difficoltà, esatto, questa cosa. Ma poi ho saputo che fa 35 gradi faceva ieri. Un bel calduccio, sono andato in montagna a prendere il fresco. Secondo me Garzia è un po' incavolato, eh? Sì? Secondo me sì, cominciando a conoscerlo, credo che avrebbe voluto una preparazione alla Luis Enrique, non la Luis Enrique giallorosso, ma quello blaugrana, che ha costretto la dirigenza a non fare giri per il mondo. Ma sì, io sono d'accordo, però è vero anche che il Barcellona alla fine ha già fama internazionale, noi invece... Hai ragione. Va bene, andiamo nella pausa musicale, visto che parlavo un attimo di Luis Enrique. Me gusta il football con Meleti, perché comunque sia a me che a Lorenzo il football gusta comunque, anche se c'è Carlo Davecchio, e poi rientriamo dandovi un po' di notizie e parlando di calciomercato. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Eccoci di nuovo rientrati in diretta su Radio Roma Futura.it dalla redazione di Montesacro, Club de Football. Allora Lorenzo, prima di chiudere questa prima parte in cui parlavamo di questa elezione, io stavo cercando un po' su anche su, vediamo un po' su qualche sito spagnolo di quelli che vedo io, se viene riportata questa notizia, ma mi sa che proprio non gliene può fregare meno. D'altronde questi stasera domani si giocano una Supercoppa europea con due squadre spagnole. Pensi che possono stare a vedere il piccolo calcio italiano? Io penso, ma non credo proprio. Penso proprio di no. Quindi rimaniamo sui siti italiani. Adesso la vicenda che tocca subito il nuovo presidente federale è andare a trovare il nuovo CT della nazionale. Secondo te chi sarà? Conte? Ma direi anche magari, anche se a me non è che sia simpaticissimo, come è noto, probabilmente chi ascolta la Tana dei Lupi lo sa, però sicuramente è il migliore allenatore italiano in circolazione, libero.
anche tra quelli non liberi forse. Mm-hmm. Però non sarà Conte. Ho idea che non sarà Conte. C'è anche Mancini, libero, che si direbbe entusiasta di tornare in Italia e alla guida della nazionale. E d'altra parte non saprei. Diciamo, tra i due sceglierei Conte, seconda scelta sicuramente Mancini, Zaccheroni ultima scelta se proprio non sono disponibili neanche io. Sono d'accordo con te. Guarda, ti do una notizia che viene da Repubblica, ma che è riportata anche dalla Gazzetta. Sembrerebbe che il CT non sia né Conte né Mancini che abbiano rifiutato. Il primo perché non vuole partecipare alla questa, diciamo, non vuole fare né in questo momento il CT, ma perché non ha nessuna intenzione di stare insieme a questa maggioranza che ha eletto da vecchio. Chissà se forse i trascorsi, il suo DNA juventino lo porta in parte ancora, diciamo, a sostenere, diciamo, quello che è stato il duo Juventus-Roma. Il secondo è perché c'è il veto di Lotito. Ah, c'è il veto Roberto di Mancini. E quindi si dice Zaccheroni o Guidolin, che tutte e due gli verrebbe imposto Gabrini. Guarda caso, Gabrini, essendo il CD della nazionale femminile, in questi giorni ha espresso parole positive nei confronti di Tavecchio. Guarda caso. Gabrini. Ma parliamo di... Dunque, io ho sempre pensato, però poi, diciamo, sul campo ha fatto vedere altre cose, che Guidolin fosse un allenatore bollito. L'ultimo anno, diciamo, aveva un Udinese che non era neanche più all'altezza, diciamo, delle squadre che ha portato in Europa. Ma comunque non è che sia è un allenatore che, è vero, scommette sui giovani per necessità, però poi quando si trova davanti ad appuntamenti importanti fallisce. Mm-hmm. E Zaccheroni, diciamo, ha fallito molto tempo fa in Italia, cioè dato anche alla Lazio, insomma, non è che ha fatto grandi cose. Ecco, mi sembrano entrambi inadatti. Su Mancini, più che il suo rifiuto, mi sembra, ecco, che ci possa essere un veto di qualcuno, perché io ho letto interviste dello stesso Mancini che sarebbe tornato di corsa alla guida, certo, della nazionale. Conte invece è un allenatore che a livello di club vuole ancora dimostrare molto, e questo forse è anche uno dei motivi che lo ha allontanato dalla Juventus, perché sicuramente la Juventus non ha il potere di spesa di altre grandi europee, o grandi o presunte tali, nel senso che sono state costruite nell'arco di un paio d'anni, 3 anni, e che però adesso dominano il calcio europeo e direi anche mondiale, perché poi andiamo a mettere un Paris Saint Germain, degli Ibrahimovic, dei Cavani che forse va via, dei Lukas, insomma, contro una squadra asiatica, una squadra... Il calcio europeo rimane sempre il calcio più importante, diciamo, nella panoramica mondiale. E questi mostri che spendono questi 60, 70, 80 milioni per un singolo giocatore dominano il calcio. Il calcio italiano deve rifondarsi, come già detto, dai suoi vivai. Ecco, un'altra cosa che ho scordato di dire, sì, del programma di Albertini, che secondo me è una cosa molto importante, è diciamo, la volontà di limitare le rose, ad esempio, a 25 giocatori, di cui almeno 7-8 debbano provenire dai vivai. Mi sembra una cosa sacrosanta, perché noi poi mandiamo i prodotti dei nostri vivai a giocare nelle squadre magari di serie B, di serie C, no? E noi diciamo a farsi le ossa. Però poi, una volta che le ossa se le sono fatte, questi non tornano nelle grandi squadre. Comunque non tornano nella squadra da cui sono usciti. Andiamo a vedere tutti i giocatori della Roma, che ha avuto uno dei vivai più prolifici degli ultimi tempi, da dove sono usciti: Totti, De Rossi, ma gli stessi Aquilani, lo stesso D'Agostino, che era un grande giocatore, secondo me, ha fatto la fortuna dell'Udinese a centrocampo, Caprari, insomma, Cerci, no? D'Alessandro, poi sono tutti giocatori che vanno poi, a parte Aquilani e Totti e De Rossi, ovviamente lo sappiamo, a parte Aquilani sono tutti giocatori che vanno a cercare fortuna altrove, perché non trovano spazio nella prima squadra, e diciamo sono talenti che noi come nazionale perdiamo. Quindi ben vengano iniziative di questo tipo, ben vengano iniziative che ridiano un ruolo centrale nella costruzione delle nostre prime squadre proprio ai vivai.
questa sarebbe la fortuna della Roma, sarebbe la fortuna dell'Atalanta, ma sarebbe la fortuna di, mi sento di dire, tutte le squadre, certo, che abbiano un bacino ovviamente notevole, quali per esempio le squadre